Allora, benvenuti, buongiorno, benvenuti alla lezione con il Torah Roma di oggi, Rosh Chodesh Sivan. Proseguiamo sul corso della Kasherut, in particolare nell'ambito di carne e latte, e abbiamo visto la scorsa volta la definizione e le modalità dell'attesa che bisogna fare dopo aver mangiato di carne, prima di poter mangiare di latte. Oggi vediamo il contrario. Dopo l'aver mangiato di latte, se e come e quanto dovrebbe essere la modalità. Vediamo subito sulla nostra pagina qui, Resha in Het, in basso, intitolato Besari Achare Chalavi, e cioè mangiare di carne dopo l'aver mangiato di latte. Ha'ochel mozzarei chalav rakim, subito facciamo una distinzione tra prodotti a base di latte che sono rakim, rak vuol dire soft, morbidi, e altri che sono invece duri. Che differenza c'è? Ora vediamo. Prodotti di latte o latticini che sono morbidi, come significa una crema, un formaggio fresco, una mozzarella, uno yogurt e così via. Tutti questi prodotti, se uno li mangia e poi verozè, poi vorrebbe le chol besari, poi vorrebbe mangiare di carne, ciò che deve fare per la regola è la seguente cosa. Sarich le nakote tiadav, deve lavarsi le mani, nel caso ci fosse qualche residuo grasso di un latticino, e ulekaneach et piv ulehadicho, e pulire e sciacquare la bocca. Se si lava i denti, bene. Oppure anche semplicemente mangiando un pezzo di pane e bevendo un po' d'acqua, si rientra in questa regola qui. Quindi dopo l'aver mangiato un yogurt o un formaggio fresco di nuovo, come una mozzarella o simile, e si vuole mangiare di carne, ciò che riguarda la persona deve lavarsi le mani e la bocca. Ok? Ora, se il mangiare di carne avverrà sullo stesso tavolo in cui si è appena mangiato di latte, allora bisognerà anche, vediamo, ubemidave ochel aloto shulchan, qualora dovesse mangiare sullo stesso tavolo, allora yesh lenakot et asheriot shel gabe shulchan, bisogna anche pulire le rimanenze che rimangono sul tavolo dal pasto di latte prima di mangiare di carne. Questo include anche il pane che si è mangiato con il latte, come abbiamo approfondito l'altra volta quando abbiamo parlato del pane. A questo punto, rientrati in questi criteri, in queste condizioni, cosa succede? Si può subito mangiare la carne. Meikaradin, per la regola, potrebbe mutar, sarebbe permesso miyad, subito, immediatamente, beachilat abbasar, mangiare la carne. Esistono però delle usanze, secondo le quali, ora vedremo, c'è una minima attesa. Minag hasidut, usanza, diciamo così, non richiesta dalla legge, ma rispettata da molti, le hamtin benehem, di fare un'attesa, hamtana significa attesa, attendere, tra di loro, cioè dopo l'aver mangiato il latte morbido, fresco, prima di mangiare la carne, ad avor machazit asha, attendere che passi una mezz'ora. Ok? Ma non è obbligatorio in usanza. Questa è una usanza che non è richiesta dalla regola. Quando si dice usanza, non significa che ognuno sceglie se lo faccio o non lo faccio. Normalmente, no, vorrei chiarire, normalmente usanza significa l'usanza della famiglia o del luogo. Cioè, se io abito in un luogo dove l'usanza è che si attende mezz'ora, sarei tenuto ad attendere mezz'ora, teoricamente. O se questa è l'usanza della mia famiglia da sempre, allora diventa un obbligo non perché la legge richiede questa attesa, ma perché è un minhag. E quindi è una definizione diversa tra minhag e halakha,
Però no, è una cosa che ricorre spesso quando si parla di usanze. La gente fa una domanda e vuole sapere: ma questa cosa è la legge, è l'alaha, o è solo un minhag, è solo un'usanza? Non esiste solo un minhag. È la differenza tra usanza, quindi minhag, e alaha si esprime in diverse cose, ma non significa che in casi normali, ovviamente non parlo di casi dove ci sono delle difficoltà o casi di forza maggiore, ripeto, in ogni caso specifico bisogna fare una domanda al proprio Ra per capire come comportarsi, ma in generale la differenza tra l'Aha e Minhag è sulla teoria. Sulla pratica bisognerebbe mettere in atto sia l'Aha che il Minhag. Sì? Uno si porta appresso la propria usanza minhag e, a prescindere dal contesto dove arriva a trovarsi, dove magari si usa Allora, tutt'altro, questa è una ottima domanda. La domanda che Alberto fa: se una persona ha un minhag proprio e poi va in un altro luogo dove il minhag è diverso, se si porta appresso appunto il proprio minhag oppure il minhag cambia in base a dove ci si trova, è una domanda molto, almeno la risposta è molto complicata perché si basa su molte considerazioni. Abbiamo studiato l'anno scorso nella Mishnah di Pesachim, Makom Shenahagu. Tutto un capitolo, il sesto capitolo di Pesachim, che parla di diverse cose che si usano in un luogo in una maniera e il minhag è invece diverso in un altro luogo. E abbiamo visto come bisogna applicare questa halakha. Anche subentra poi il fattore moderno, e cioè che oggigiorno non è più come una volta dove il minhag di un luogo è più o meno chiaro e ben definito, a differenza di magari in un altro luogo che è ben definito in un'altra maniera. Oggi abbiamo la maggior parte delle città dove convivono diverse comunità, diciamo mini comunità, quindi a livello di provenienza geografica, a livello di minhagim. Se noi andiamo a New York, non possiamo dire c'è un minhag di New York, perché a New York abbiamo yemeniti, sefarditi, ashkenaziti e tutti i loro derivati, per fare un esempio. Quindi oggigiorno questo aspetto qui è trattato un po' diversamente e vanno prese in considerazione varie cose. Ci sono, per esempio, a Jerusalem dei minhagim che sono accettati da tutte le comunità. Quindi chi viene ad abitare Jerusalem potrebbe cambiare dei minhagim rispetto a come si comportava nel luogo da cui sta arrivando. E arrivando a Jerusalem, visto che ci sono dei minhagim accettati senza guardare le linee ashkenaziti, sefarditi e così via, allora dovrebbe essere tenuto ad accettare quel nuovo minhag di Jerusalem, per esempio. E quindi in questa risposta a questa domanda ci possono essere tanti elementi da prendere in considerazione, quindi di caso in caso. Tornando a noi, abbiamo detto che per la regola, se è un formaggio o un latticino fresco, quindi morbido e non c'è da attendere per la regola, ma c'è chi usa attendere mezz'ora. Mentre invece, ora vediamo, se non si mangia qualcosa di latte, ma solamente si beve il latte stesso, quindi hashoteh halav, colui che beve del latte, dai sheyadiach et piv, è solamente sufficiente sciacquarsi la bocca, quindi bere qualcosa, o sciacquarsi la bocca, o ishte mashke acher, o bere un'altra cosa kolshehu, non è che c'è una misura, qualsiasi cosa che beve anche poco, rashai le'echol basar miyad, e può mangiare subito la carne. Quindi prima dicevamo che c'è chi usa attendere, qui invece diciamo che non serve lavare le mani nel solo bere il bicchiere di latte, e non serve neanche attendere, anche se anche in questo caso c'è chi invece attende sì quella mezz'ora che dicevamo. Achen yesh omrim shetzarich gam ken levarech tchila beracha acharona. E c'è anche chi dice che dopo l'aver bevuto il latte, prima di mangiare la carne, bisogna dire la beracha acharona, cioè fare questa distinzione, fare il borei nefashot come per concludere quella cosa e poi riaprire con un'altra beracha il mangiare di carne. Esiste anche l'usanza di attendere un'ora intera e qui c'è una nota che dice che chi attende un'ora intera non è più tenuto a fare il lavaggio delle mani, il lavaggio della bocca. Si presume che nel corso di un'ora non ci sia più residuo e può mangiare di carne anche senza rientrare nelle condizioni che abbiamo detto prima, che riguardano soprattutto se non si attende o se si attende mezz'ora. Ok?
Questo è, abbiamo detto, per formaggio fresco, morbido. La distinzione importante con la quale concludiamo è la seguente. Ochel gevina kasha. Chi mangia un formaggio duro, per come si definisce un formaggio duro, ci sono diverse opinioni. Normalmente si parla di un formaggio stagionato almeno 6 mesi. Sì, però non è una cosa rara, almeno per noi in Italia non è per niente raro, perché il pecorino e il parmigiano e il grana padano e altri molti formaggi duri che forse non sono stagionati 6 mesi nella fase di stagionatura, ma può darsi che quando arrivano alla tua tavola sono già sì stagionati. E proprio, sì? Al contrario, ci sono formaggi semi stagionati, oppure la caciotta romana, per dire che... C'è una grande differenza d'opinione sui formaggi semi stagionati, quindi non posso entrare adesso in tutte le opinioni, però c'è chi alleggerisce e c'è chi è invece più rigoroso. Quindi anche sui formaggi semi stagionati, non proprio il parmigiano, ma come dici tu, una caciotta, eccetera, c'è chi dice che bisogna attendere, ora vediamo quanto bisogna attendere per i formaggi stagionati. Quindi chi mangia un formaggio duro e poi vuole mangiare di carne, l'usanza degli ashkenaziti è come se si avesse mangiato di carne prima del latte, quindi 6 ore di attesa. Minag bene ashkenaz leamtin sheshaot. L'usanza ashkenazita è di attendere 6 ore dopo l'aver mangiato, per esempio, il parmigiano. Cioè, tu pensi di mangiare un semplice piatto di pasta col parmigiano grattugiato sopra, invece diventi di latte per 6 ore per gli ashkenaziti. E puoi mangiare di carne solo dopo 6 ore. Afilu lifnei besar of, anche prima di mangiare solo il pollo. Invece l'usanza dei sefarditi è minag benei sefarad leamtin sha'a achat bilvad, di attendere una sola ora. Quindi formaggio morbido, fresco, non c'è attesa, ma ci sono le condizioni che abbiamo detto. Formaggio duro, c'è l'attesa di un'ora. Anche se esiste una opinione che alleggerisce ancora di più e ritiene che anche per il formaggio stagionato non bisogna aspettare, cioè esattamente come per il formaggio morbido, esiste questa opinione che alleggerisce ed è un'opinione molto autorevole. Comunque l'usanza della maggior parte, anche tra i sefarditi, è di attendere un'ora. Sì, può darsi che ci siano tra i sefarditi chi attende di più, questo non lo so, e di nuovo ci rifacciamo alla sì. Alla minaga, all'usanza. Un'ora, anche se è stagionato più di 6. Cioè... Sì. Ashkenaziti 6 ore. Ashkenaziti, noi aspettiamo 6 ore dopo il formaggio duro, prima di mangiare di carne. Dunque, discorso delle tre ore è una leggenda metropolitana. Discorso delle tre ore. No, le 3 ore ne abbiamo parlato nella scorsa lezione. Aspetta. Dopo mangiare di carne, normalmente la Rakhah dice che bisogna aspettare 6 ore prima di mangiare di latte, però abbiamo visto che esiste anche l'usanza delle 3 ore, esiste addirittura anche un'usanza di 1 ora in Olanda. E di nuovo ci rifacciamo alla usanza legittima del luogo. Allora con questo vi auguro di nuovo Chodesh Tov e tante belle cose a tutti quanti. Buona giornata. Grazie. Allora, ma...